L'estate più calda? Al di là delle statistiche, sicuramente i cambiamenti climatici sono ormai diventati una realtà. Pensate che negli ultimi 12 anni sono costati all'agricoltura 1,4 miliardi ogni anno. Di questo si parla in EIMA International, di questo parlano i giovani agricoltori. E di acqua, bene prezioso, si occupano diversi progetti. Ricerca, formazione, cambiamenti climatici, agroenergie, PAC, tanti focus sviluppati dall'organizzazione CIA Agricoltori Italiani. Stefano Francia, presidente per l'Emilia Romagna. Allora, l'EIMA è sempre una scena ideale per affrontare le sfide dell'agricoltura. È una scena ideale perché c'è l'innovazione migliore nella meccanizzazione, non solo, c'è la parte del digitale, c'è la parte della robotica, insomma c'è la parte che interessa di più gli agricoltori per guardare al futuro. Come ci abbiamo organizzato tante iniziative che toccano i temi della ricerca e della formazione, come dicevi giustamente tu, ma siamo anche partner di Federunacoma per alcuni passaggi importanti che vogliamo dedicare alla precision farming e a tutta la parte che è anche sui cambiamenti climatici. Quindi porteremo anche l'esperienza di un LIFE, dell'IFADA, che facciamo assieme ad alcuni partner, dove spieghiamo come l'agricoltura possa impattare anche in modo migliore su tutta la parte ambientale, non solo. In particolare questo progetto LIFADA inquadra tre filiere: la tierocasearia, vitivinicolo e ortofrutticolo. Regione pilota l'Emilia Romagna, ma poi allargata anche ad altre tre realtà: Veneto, Toscana e Lazio. Cambiamenti climatici, la gestione del rischio. Uno degli eventi organizzati dai giovani agricoltori di CIA, parliamo con AGE, parliamo con il suo presidente Enrico Calentini. Allora, qui ci sta dentro tutto, perché ci stanno le risorse idriche, ci stanno la siccità, tra l'altro in contemporanea l'EIMA avviene con questo evento che coinvolge i grandi del mondo in Egitto proprio su questo tema. Quindi quali sono le proposte o le richieste che vengono avanzate? Ha detto bene, il discorso è al centro del dibattito mondiale e faremo in modo di dare il nostro contributo, anche perché le nostre aziende agricole sono le prime, sono in prima fila e sono quelle più colpite assolutamente dagli eventi sempre più avversi e sempre più importanti che si succedono negli anni. E l'abbiamo visto quest'anno anche con quello che è successo con la siccità, sia primaverile sia estiva, ma anche in questo periodo. Siamo colpiti da siccità in un periodo di autunno quasi inverno, quindi è molto preoccupante, quindi è necessario ottenere degli strumenti immediati e cercheremo di dare il nostro contributo affinché questo avvenga in tempi rapidi. È la tecnologia e l'innovazione che ci può dare una mano o un cambiamento ad esempio delle coltivazioni? Stiamo notando ad esempio che si stanno spostando a nord coltivazioni tipiche del sud, cioè occorre che gli agricoltori cambino settori, tematiche oltre che strategie? Allora, gli agricoltori ovviamente devono adattarsi, ma questa resilienza e questa capacità di adattamento già ce l'hanno. È necessario puntare molto sulla formazione e sull'innovazione. Perché? Perché gli strumenti innovativi, la tecnologia non si governa senza innovazione. È necessario che la ricerca affianchi l'agricoltura in questo processo di transizione, perché se vogliamo andare e stiamo andando verso una nuova ecologia, verso la transizione ecologica, è necessario che tutti facciano la loro parte. I giovani agricoltori in questo ambito vogliono essere protagonisti, perché sono innovatori, hanno all'interno delle loro aziende investono tanto in tecnologia, innovazione, quindi faremo sì che questo processo sia sempre più forte all'interno di AGE CIA, con l'aiuto ovviamente della Confederazione e con il supporto delle istituzioni. AGE CIA è un'associazione di persone che fa parte del sistema CIA Agricoltori Italiani, dove i giovani sono i benvenuti. All'interno dell'associazione creiamo interscambio di conoscenze, di esperienza e un ecosistema, come ci piace definire, un ecosistema della conoscenza. Quindi tra di noi c'è l'interscambio di buone pratiche e facciamo sì che chi si approccia anche al mondo agricolo per la prima volta trovi anche delle risposte, perché sappiamo come per i giovani sia tutto molto più complicato, dall'accesso alla terra all'accesso al credito, alla questione dell'innovazione e anche della formazione. Massimo Canalicchio è project manager per questo progetto europeo UWAY, che tra l'altro si occupa appunto del mondo dell'acqua e della sostenibilità ambientale e della tutela dei
questa risorsa idrica che ci sta mettendo davvero in crisi. Quali passi sono stati compiuti e dove con questo progetto? Beh, questo è un progetto europeo, riguarda 5 paesi europei, oltre l'Italia, il Belgio, la Spagna, l'Irlanda e la Germania. Ci siamo concentrati su quelle che sono le necessità dell'agricoltura, perché l'agricoltura, per esempio in Italia, ha un fabbisogno che corrisponde al 50% circa dell'acqua disponibile. Quindi non sprecarla diventa una questione importantissima. Ci occupiamo anche della qualità dell'acqua, quindi di fare in modo che l'acqua non solo sia conforme alla direttiva nitrati, sta arrivando anche la direttiva nutrienti dell'Unione Europea, che quindi riguarderà anche il controllo di sostanze organiche derivate dal compost e di altri concimi naturali, oltre quelli chimici che riguardavano soprattutto la direttiva nitrati. Ci sono anche in questa zona degli esperimenti significativi di controllo digitale di ciò che viene utilizzato dagli agricoltori. Per esempio il bacino del Reno qui in Romagna viene utilizzato proprio in maniera razionale, e noi mettiamo insieme queste esperienze a livello europeo partendo dai nostri 5 paesi per fare poi delle guide che servano agli agricoltori, agli agronomi, agli esperti del settore come riferimento per avere tutte le informazioni necessarie di partenza, controllo dei dati digitalizzati, che diventa una questione fondamentale, anche incoraggiando il passaggio da coltivazioni più idrovore a coltivazioni a minor fabbisogno di acqua. Matteo Ansanelli è direttore dell'Associazione Agricoltura e Vita, che proprio per CIA si occupa di ricerca e formazione, e questo è il tema di un focus in particolare che però vede anche un'alleanza per il futuro. Allora, noi abbiamo in Italia un grandissimo patrimonio di conoscenza all'interno dei centri di ricerca pubblici, in questo caso del CREA, col quale CIA, Agricoltori Italiani, AGI, Associazione Giovani Imprenditori Agricoli e l'Associazione Agricoltura e Vita, che è la struttura tecnica, il braccio operativo di CIA per questa cosa, e il CREA, cercheranno di mettere a disposizione dei giovani agricoltori italiani, dei giovani imprenditori agricoli italiani, questo patrimonio di conoscenza per trasformarlo in innovazione che produca ricchezza, nuovo valore aggiunto. Noi abbiamo deciso di affrontare una sfida e lo facciamo insieme ai protagonisti, quindi i giovani, le donne imprenditrici, i ricercatori, perché riteniamo che questo paese possa dare delle risposte importanti ai cittadini, all'ambiente e alla vita delle persone che nelle campagne riescono a portare un reddito adeguato alla propria famiglia e alle proprie comunità. Ma c'è di più. L'incontro tra gli imprenditori e i ricercatori per noi rappresenta una grandissima occasione anche per far emergere bisogni di conoscenza, di innovazione che al momento sono ancora nascosti, quindi che non sono ancora emersi. E innovare è fondamentale per poter dare delle risposte anche economiche a un settore che ha ancora un grande potenziale da esplorare, anche se spesso non lo sa.